Salve ragazzi, benvenuti di nuovo. Questa è la seconda parte della lezione numero 30 ed è la continuazione dell'argomento alberi che abbiamo iniziato qualche lezione fa. Se vi ricordate, eravamo rimasti alla visita ricorsiva in profondità, avevamo fatto degli esempi e magari adesso ne facciamo un altro al volo giusto per rinfrescarci la memoria. Quindi fatemi trovare l'immagine di un albero giusto per fare a volo una visita, per esempio questa. E avevamo in particolare parlato di visite in preordine, in ordine e in postordine. Una visita in preordine consiste nel visitare prima il sottoalbero sinistro, no scusate, in preordine prima il nodo, poi il sottoalbero sinistro e poi il sottoalbero destro. Una visita in ordine consiste nel visitare prima il sottoalbero sinistro, poi il nodo e poi il sottoalbero destro. Una visita in postordine, prima il sottoalbero sinistro, poi il sottoalbero destro e poi il nodo. Quando intendo visitare il sottoalbero, non intendo appunto, non ho detto visita il nodo sinistro, ma tutto il sottoalbero. Quindi, in una visita in preordine, io visito prima il nodo dove mi trovo, poi tutto il sottoalbero sinistro, e quindi questa definizione si applica ricorsivamente. Quindi sto in 3, visito prima 3, poi tutto il sottoalbero sinistro, quindi visito prima 1, poi tutto il sottoalbero sinistro, ma non c'è niente, a destra non c'è niente, risalgo. Ero arrivato qui, ho visitato tutto il sottoalbero sinistro, adesso visito tutto il sottoalbero destro. Quindi prima 6, poi vado a sinistra, prima 4, non c'è niente, 7, 10, perché a sinistra non c'è niente, destra 14 e 13. Ora vi chiedo una visita in ordine, chi si sente di farla? In ordine quindi, prima il sottoalbero sinistro, poi il nodo attuale, poi il sottoalbero destro. Chi si sente di fare una visita in ordine? Se vuole posso provare. Sì, perfetto. In ordine. Quindi È prima il 1. sottoalbero sinistro, poi il nodo, poi il sottoalbero destro. È 1. Ah, ok. Pensavo mi facessi passaggi intermedi. No, Ah, ok. no, è giusto, è giusto. Se vuole faccio i passaggi Giusto. intermedi. Ok, no, è giusto. Devo andare a sinistra, devo andare a sinistra, devo andare a sinistra. Ok, prendo 1 perché è quello più a 1 sinistra. Vado 1 al nodo, vedo che ha un ramo a destra e quindi scendo. Quindi dopo 1 chi devo visitare? 3. 3, Prendo perfetto. 3 e scendo a destra. A destra? Scendo a sinistra perché c'è un altro Ok, ramo e prendo perfetto. 4. Sì. Risalgo a 6, prendo 6. Sì. Scendo a destra, prendo 7. Perfetto. Risalgo fino a 8 e prendo Perfetto. 8. Scendo a 10 e prendo 10 perché non c'è nessun ramo a Perfetto. sinistra. Scendo a 14 e poi di nuovo a 13 e prendo 13, risalgo a 14 e prendo 14. Benissimo, bravo, complimenti. Perfetto, questa è una visita in ordine, mentre una visita in postordine sarebbe, ad esempio, cioè prima sottoalbero sinistro, poi sottoalbero destro e poi il nodo radice. Quindi vado a sinistra, non c'è niente, non c'è niente, nodo 1, destra, sinistra, non c'è niente, 4. 7, 6, 3, no, non è ancora il momento, 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 sì, 13, 14, 10, 8. Questa è una visita in postordine. Benissimo. C'è un altro tipo di visita, una visita in ampiezza. Uno dice a che servono queste cose? Impariamo delle cose che non servono a niente. Beh, le visite, come dicevo l'altra volta, servono a enumerare, stampare, visitare appunto tutti i nodi di un albero. Quindi è un po' come fare un ciclo su tutti gli elementi di un contenitore, di un insieme. Se l'elemento è sequenziale, se il contenitore è sequenziale, è molto facile fare la visita degli elementi. Basta un ciclo for su tutti gli elementi. Ma se la struttura dati, il contenitore, non è un sequenziale, ma è un tipo gerarchico, quindi un albero, come faccio a scandire tutti gli elementi? Le visite rispondono a questa domanda. Ci sono diverse visite per diverse esigenze, cioè io posso scandire un albero in profondità. Perché viene chiamata in profondità? Perché se avete notato, in qualunque delle visite che abbiamo fatto, siano esse in o post-ordine, comunque c'è un andare alle foglie subito prima di esaurire gli elementi sul livello. Cioè in qualunque visita in profondità, dati i nodi su un livello, io visiterò prima una parte di questi e poi gli altri. Quindi
Quindi, per esempio, prima la parte sinistra, sinistra, e poi arrivo nella parte destra. Quindi la visita in profondità, come dice la parola, va in profondità, direttamente alle foglie. Qual è il vantaggio? È che se io nelle foglie ho dei dati sensibili, la visita in profondità mi ci fa arrivare prima. Ok? Qual è l'alternativa alla visita in profondità? È la visita in ampiezza o anche visita per livelli successivi. Quindi questo quando è che ha senso? Quando io do un significato alla gerarchia dell'albero. Quindi per me i nodi che stanno al primo livello sono più importanti di quelli che stanno al successivo, eccetera. E quindi voglio visitare in maniera gerarchica. Quindi prima la radice, poi i nodi del primo livello, poi i nodi del terzo livello e così via fino ad arrivare alle foglie. Quindi è una visita che procede per livelli successivi. Come si fa? Ci sono diverse possibili implementazioni. Questa è un'implementazione iterativa e utilizza una coda. Come funziona la coda, ragazzi? La coda è come quella della posta. Il primo che arriva è il primo che esce. L'ultimo che arriva si accoda e sarà l'ultimo a essere servito, l'ultimo a uscire dalla coda. Quindi crea una coda. Devo visitare l'albero che è radicato, si dice radicato nel nodo R, cioè la cui radice è R. Metto in coda la radice e finché la coda contiene nodi da visitare, io vado avanti. Come vado avanti? Estraggo il primo nodo della coda, quindi quello che sta in fila, il primo della fila. E poi, se non è nullo, beh, perché se è nullo significa che è una foglia, e quindi dovrò fare altre cose, ma se non è nullo, posso, oltre a visitarlo, posso mettere in sì, quindi se non è nullo significa che avevo messo in coda un sottoalbero vuoto. Ricordiamoci sempre cos'è un nodo nullo. È un albero che non ha vuoto, non ha nodi, ma è un albero. Un albero senza nodi è un albero, per definizione ricorsiva di albero. Ricordate, un albero è o un albero vuoto, un insieme vuoto, o è formato da un nodo radice ed eventualmente dei nodi figli. Due figli, massimo due figli, binario, si dice albero binario. Quindi, se c'è un nodo da visitare, lo visito e accodo i suoi figli laddove esistano i figli. Ecco perché questo implementa una visita per livelli. Perché nel momento in cui i figli si mettono in coda, davanti a loro nella coda chi ci stanno? Ci saranno i fratelli del nodo corrente che sto visitando. Quando tutti i fratelli verranno visitati, si passerà a visitare il primo della coda, cioè il primo di quei figli che era stato messo in coda. Facciamo un esempio. Chi mi sa fare quindi una visita? Beh, in realtà, ragazzi, la visita per livelli è banale perché non ve la chiedo nemmeno. 8, 3, 10, 1, 6, 14. 4, 7, 13, è banale, una visita per livelli, cioè una visita in ampiezza, si muove di livello in livello. Quindi è una domanda che all'esame proprio manco mi vergogno pure a farla, però se proprio lo studente si vede da questa domanda che se non ha studiato niente, non sa nemmeno rispondere a una domanda che sarebbe davvero banale. Quindi una visita in ampiezza è una visita per livelli. Importante però ricordare un possibile modo per implementarlo è tramite una coda. Non c'è nient'altro da dire rispetto a questo. Bene, abbiamo detto che le visite sono utili per scandire tutti i nodi. In realtà non è l'unico modo, l'unica finalità. La finalità è che quando io devo fare dei calcoli nell'albero, devo calcolare, che ne so, ragazzi, devo calcolare il valore medio, giusto, di questi nodi, sono dei numeri, il valore medio. Beh, il valore medio si calcola scansionando tutti i nodi. Quindi devo visitarli questi nodi e quindi la visita è funzionale non soltanto a fare l'hello world dell'albero, ma a fare anche i calcoli sull'albero, perché tutti i calcoli che necessitano di esaminare tutti i nodi, gioco forza, sono basati su delle visite. Per esempio, l'algoritmo, diciamo, uno dei primi algoritmi che si può scrivere in un albero relativamente a fare dei calcoli, cioè che cosa c'è da calcolare di un albero, per esempio, si può fare il calcolo dell'altezza. È un albero che fa una cosa, un algoritmo che fa una cosa di questo tipo, che vedete, va a cercare, chiede prima qualcosa sul nodo, poi va a sinistra e poi va a destra. Che tipo di visita vi ricorda un algoritmo di questo tipo? Cioè si fa una domanda sul nodo corrente, poi va a sinistra e poi va a destra.
Quale delle visite vi ricorda? Domanda per voi. Mi chiedo prima qualcosa sul nodo corrente, poi vado a sinistra e poi vado a destra. La In preordine. visita in preordine, quindi effettivamente la visita in preordine è usatissima per imbastirci sopra degli algoritmi che fanno dei calcoli, per esempio calcolare l'altezza di un albero. Ricordiamo come è definita l'altezza di un albero. È arbitrario se partire da 0 o da 1, quindi ci potrà essere a meno di 1, è arbitraria questa scelta. È definita come la lunghezza del percorso massimo della radice alla foglia. Quindi, se questa è la definizione, l'altezza di questo albero è 1, 2, 3, non c'è un percorso più lungo, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 è il percorso più lungo, 3 è l'altezza di questo albero. Però in alcuni casi si decide di contare non la lunghezza del percorso, ma la lunghezza del percorso più 1, perché si considera, per esempio, la radice a livello 1. Beh, se la radice è a livello 1, questo è a livello 2, questo è a livello 3 e questo è a livello 4. Quindi secondo questa convenzione l'altezza sarebbe 4 e non 3. Però, ripeto, è a meno di 1. Bisogna mettersi d'accordo, partiamo da 0 o partiamo da 1. Se partiamo da 0, l'altezza sarà 3 in questo caso. Se partiamo da 1, sarà 4. Importante però capire come faccio a calcolare l'altezza. Devo visitare tutto l'albero e contare la lunghezza di questo percorso. E allora, una possibile soluzione per calcolare l'altezza di un albero è metodo ricorsivo. Perché metodo ricorsivo? Perché devo visitare l'albero. Perché devo visitare l'albero in profondità e non in ampiezza? Perché la visita in profondità mi consente immediatamente. Guardate quando io ho detto come è definita l'altezza di un albero? È la lunghezza del cammino più lungo. Quindi devo confrontare questo cammino con questo cammino, con questo cammino, con questo cammino, con questo cammino, con questo cammino. Quando io ho detto questo, quest'altro cammino, che tipo di visita ho fatto? Non una visita in ampiezza e per livelli, ma una visita in profondità, cioè la lunghezza dei cammini dalla radice alla foglia. Beh, se io devo andare dalla radice alla foglia, non ci vado per ampiezza, ci vado in profondità. Ecco perché la visita in profondità si presta meglio di quella in ampiezza per calcolare l'altezza di un albero. O magari invece ci sono degli altri calcoli che si prestano meglio, su cui si presta meglio invece la visita in ampiezza. Però in questo caso è quella in profondità, quella più indicata. Quindi, dato un nodo, ricordate come sono gli algoritmi ricorsivi, sono pigri. Procrastinano davvero, sono molto ottimisti. Quindi ricordate anche questo: non è un divide et impera, però ci siamo non troppo lontani. Se il nodo è nullo, cioè l'albero è vuoto, io dico che l'albero vuoto ha altezza meno 1. Uno dice: E vabbè, hai deciso tu meno 1. In realtà, questa non è una decisione a caso, ma è già una parte della soluzione finale perché. Adesso io dico, sai che ti dico, mi calcolo l'altezza del mio figlio sinistro. Per favore, mi dai l'altezza del mio figlio sinistro? Chi me la dà? Me la dà lo stesso algoritmo che sto scrivendo, è un algoritmo ricorsivo. Quindi io so rispondere alla semplicissima domanda di qual è l'altezza dell'albero vuoto? È meno 1. Questo immaginatelo come l'impera. Questo immaginatelo come il divide, cioè, ok, io non so esattamente come fare questa altezza. Allora, sai che ti dico? Divido il problema in due parti. Calcolo l'altezza del figlio sinistro e poi l'altezza del figlio destro. Questo è il divide. E poi c'è il combina. Una volta che io ho l'altezza dell'albero sinistro e dell'albero destro, qual è l'altezza mia dove mi trovo adesso in questo momento? Beh, sarà uguale alla più alta, scusa, al valore massimo tra le due altezze, più uno perché io sono un padre. Quindi io ho aggiunto un pezzo a questo albero. Questi sono i miei figli che hanno altezza sin e des. Io devo prendere l'altezza maggiore tra i due e aggiungere uno perché io sono un padre. Questo è effettivamente un divide et impera. Impera, l'altezza dell'albero vuoto è meno 1. E perché adesso è meno 1? Perché quando io adesso considero una foglia, la foglia a sinistra e a destra ci avrà meno 1. Quindi dirà il massimo tra 2 e meno 1 è ovviamente meno 1, 1 più meno 1 è 0.
Quindi si dirà che la foglia è un albero ad altezza 0. E quindi questo già sta fissando la convenzione che un albero formato da un solo nodo ha altezza 0. Mentre se volessimo invece partire da 1, che modifica dovremmo fare in questo algoritmo? Chiedo a voi, se volessimo invece dire che un albero formato da un nodo ha altezza 0, scusate, altezza 1 e non 0, che modifica dovremmo fare? Basta mettere ritorno 0. Bravo. Quindi questo return meno 1, 0 non è un numero a caso, ma è l'impera, cioè la soluzione del problema più semplice. Il problema più semplice è un albero formato da niente, vuoto. Beh, allora altezza per me meno 1. Oppure secondo Ulu, secondo Tizio, altezza 0, a seconda di dove si può partire per il calcolo dell'altezza. Poi c'è il divide, sinistro-destro, e il combina 1 più il massimo del sinistro-destro. Qual è la complessità di questo algoritmo? Dovremmo riprendere l'equazione, il teorema master. Ma ragazzi, qual è il vantaggio delle visite? Che se noi imbastiamo un algoritmo su una visita, la complessità algoritmica sarà quella della visita. Qui non vale manco la pena andare a usare il teorema master, tanto sappiamo che una visita in profondità visita i nodi uno alla volta, tutti, quindi la complessità è O di n, pertanto non serve nemmeno andare a farci troppi problemi. Il calcolo dell'altezza di un albero ha complessità O di n. Andiamo per completezza a vedere la simulazione grafica di questo algoritmo. Quindi la simulazione grafica di questo algoritmo, c'è una serie di slide che trovate sempre nei materiali accanto alle slide di questo modulo, trovate una presentazione interattiva, tra virgolette, in cui voi potete cliccare su alcuni dei metodi più utilizzati, per gli alberi binari, per esempio altezza. C'è anche la visita in preordine, però l'abbiamo già fatta graficamente, diciamo. C'è l'inserimento, dobbiamo ancora farlo perché l'albero binario, poi vi spiego, se è un albero di ricerca ha una particolare procedura di inserimento, poi c'è la ricerca e poi c'è l'altezza. Clicchiamo su altezza. Ricordiamoci qual è l'implementazione più utilizzata in questo caso dell'albero, binario. Beh, una struct che contiene il valore dell'elemento del nodo più puntatori a destro e sinistro, quindi è un puntatore ad una struct che è la stessa che sto definendo. Abbiamo fatto insieme l'altra volta nel codice, abbiamo scritto un piccolo codice che definiva appunto questa struct. Quindi abbiamo un puntatore alla radice e poi ogni nodo è formato da un puntatore al sinistro e destro più il valore corrente. Chiediamo all'albero di calcolare l'altezza. Questo invocherà un certo metodo, un metodo dell'interfaccia pubblica che invocherà su interno un metodo privato. Ecco, questa è una cosa su cui tengo a soffermarmi. La ricorsione, in generale tutti gli algoritmi ricorsivi, hanno una particolarità. La particolarità è che operano non su tutto l'insieme di dati, ma su un sottoinsieme. Pensate alla ricerca binaria. La ricerca binaria opera all'interno di un range. Anche la ricerca, anche il calcolo dell'altezza opera a partire da un certo nodo. Quindi, se noi stiamo scrivendo una classe albero che ha il metodo pubblico altezza, il metodo pubblico altezza non può ricevere in ingresso il nodo. Cioè, noi non possiamo chiedere all'utente esterno dammi il nodo a partire da cui vuoi calcolare l'altezza. Ma che stai scherzando? Io ti ho chiesto l'altezza tua di albero. Quindi, i metodi ricorsivi hanno sempre un argomento in più almeno che serve per definire il range entro cui operare. Pertanto, i metodi ricorsivi tipicamente sono nascosti, non sono presenti nell'interfaccia pubblica di una classe, perché hanno bisogno di parametri ad uso interno, diciamo, che l'utente esterno non vuole vedere, anzi non saprebbe nemmeno cosa dare in questo caso, se non è esperto di alberi. Questo spiega il motivo per cui ci sono due metodi di altezza. Uno, che è l'interfaccia pubblica, quella che mostro nell'API, nell'Application Programming Interface, se sto dando questo codice a dei sviluppatori, oppure in altri casi, magari anche se sono io lo sviluppatore, è anche giusto fare così. E poi c'è il metodo di ricorsione, il metodo ricorsivo che ha bisogno di dire ma su quale insieme di dati sto operando?
ha bisogno in questo caso solamente del puntatore alla radice dell'albero su cui sta operando. Quindi inizialmente il nodo che prende in ingresso il calcolo dell'altezza è esattamente la radice. Come mai c'è tutta questa cosa qui strana? Allora, vediamo la firma di questo metodo. È un metodo che restituisce un intero senza segno. E vabbè, l'altezza restituisce un intero. Prende in ingresso un nodo sotto forma di puntatore a nodo, cioè puntatore ad un struct che si chiama nodo, che conterrà un valore e due figli destro e sinistro. Questa struct noi l'abbiamo definita l'altra volta. Passaggio per riferimento costante, che significa che io ti sto passando il nodo, ti sto passando il puntatore per riferimento, che significa che io non ti sto passando il valore del puntatore, ma ti sto passando il puntatore. La differenza è sottile, e questo lo capiremo non in questo metodo, ma nel metodo di inserimento. Se io ti passo il valore del puntatore, tu non puoi cambiare quel puntatore. Puoi andare nel valore, quindi nella variabile puntata, ma non puoi cambiare il puntatore. Il puntatore è una variabile. Se io te la passo per valore, tu non puoi cambiarla. Se te la passo per riferimento, la puoi cambiare. Ma in questo caso te la passo per riferimento costante, quindi non la puoi cambiare. Quindi questo è un passaggio per riferimento costante di un puntatore, che è una variabile, come se fosse int. Non fatevi ingannare dal fatto che è un puntatore, è una variabile di tipo puntatore a nodo. Questa cosa qui adesso non sembra utile, ma lo sarà molto quando faremo altri metodi, come per esempio l'inserimento. Quindi lasciamola in sospeso, dimentichiamola, però ci tenevo almeno ad accennarvelo. Ok, l'algoritmo è quello delle slide, solamente che se il nodo è falso, è nullo, restituisco 0. Il collega vostro diceva prima, se la convenzione pretende di iniziare a contare da 1, deve restituire 0 e non meno 1, e infatti questa è la convenzione che si usa in questo caso. Quindi un albero vuoto ha, per nostra convenzione, altezza 0. Invece se l'albero non è vuoto, che facciamo? Calcoliamo l'altezza sinistra, chiedendolo al nostro nodo sinistro, l'altezza destra, chiedendolo al nostro nodo di destra, e poi diciamo qual è il massimo tra i due. Quindi altezza sin è maggiore di altezza des, punto interrogativo? Se è vero, allora prendo altezza sin, altrimenti prendo altezza des. Questo è una if, l'ho già detto un'altra volta, è un operatore ternario che consente di compattare una if else in una sola riga. Quindi questo mi dà il massimo tra le due altezze, e uno più mi dà uno più, perché io sono il padre, rispetto all'altezza dei miei figli. Vediamo questa cosa come si simula graficamente. Sono in questo momento in questo nodo, è un nodo diverso da 0? Sì, allora devo andare a sinistra, visita in profondità. Sono in un nodo diverso da 0? Allora devo andare a sinistra, visita in profondità. Sono in un nodo diverso da 0? Allora devo andare a sinistra. Ma a sinistra adesso ho un albero vuoto, quindi restituisco 0. Restituire 0 significa che all'interno di questa espressione il calcolatore aveva messo in pausa questa funzione. Chiamate a funzione, mette in pausa, quindi ha chiamato quest'altra funzione. Adesso questa funzione ha terminato e restituisce 0, e 0 viene messo qui. Va a destra non c'è niente, quindi restituisce 0, 0 viene messo qui. Adesso può finalmente valutare la terza riga. Il massimo tra 0 e 0, 1 più 0 fa 1, e 1 viene messo nella precedente chiamata, rimasta in sospeso. Figlio destro, stesso discorso, 0, 0, 1 più 0, 1, ritorna 1. 1 più 1, il massimo tra 1 e 1 è 1, e 1 più 1 è 2. Quindi adesso noi siamo ritornati al nodo radice e sappiamo che la nostra sinistra, l'altezza, è pari a 2. E in effetti sì, questo albero, se consideriamo l'albero formato solo da un nodo come altezza 1, l'albero che ha due figli, altezza 2, secondo questa convenzione, quindi è vero. Andiamo a destra avremo come risposta altezza 1, e a questo punto il massimo tra sinistro e destro è 2, 1 più 2 fa 3, ed è il risultato che noi restituiamo. Quindi, ragazzi, questo è proprio un tipico esempio di divide et impera. Questo è l'impera, cioè i valori da chi partono. Vedete che all'inizio l'algoritmo, prima di raggiungere una foglia, non ci sono valori. Fatemi fare un po' di rewind. Ecco qua. Fino a questo momento, cioè fino a quando non ho raggiunto l'impera,
cioè una foglia, non ci sono dei valori restituiti, non ci sono proprio valori calcolati nel nostro algoritmo. Quello che calcola la prima parte della soluzione è proprio l'impera 0. A questo punto, quando abbiamo dei valori, quando abbiamo fatto poi il divide, cioè siamo andati da sinistra a destra, dobbiamo fare la combinazione e la combinazione ci dà valori che poi restituiamo ad altri e così via e così via. Quindi questo è un classico esempio di divide e impera. Avete domande su questo? Faremo altri divide e impera, però chiaramente questo era importante. Non è scritto nella slide, però comunque questo è un divide e impera, si vede chiaramente. Bene, se posso andare avanti, a questo punto apro un argomento che ci terrà compagnia non domani, domani, tra l'altro devo mettere il posto su Classroom per le prenotazioni per domani, domani facciamo laboratorio virtuale, però la prossima settimana ci terrà compagnia questo argomento, cioè gli alberi binari di ricerca. Sono un argomento molto importante perché da un punto di vista pratico l'albero binario di ricerca risponde a delle esigenze che noi abbiamo avuto già noi nel codice, nelle precedenti lezioni. Cioè io ho bisogno di implementare un contenitore ordinato. Ordinato significa che io ci metto dei valori e questo li tiene in ordine e quando io vado a cercare un valore la risposta arriva in tempo breve. Quindi i contenitori che hanno elementi ordinati tipicamente si basano su alberi binari di ricerca. Quali sono questi contenitori? Beh, tipicamente sono non solo STD map, ma sono anche e da STD set. Anche il set è implementato mediante alberi binari di ricerca. Perché ho scritto prima il map? Perché il map è proprio, diciamo, il massimo utilizzo dell'albero binario di ricerca. Perché che cos'è una map? Ve la ricordate nella STL? È un contenitore che mette in corrispondenza delle coppie. Coppie formate da una chiave che è quella che determina l'ordinamento, quindi per esempio la matricola, la chiave è la matricola, e poi l'elemento è una cosa che noi memorizziamo rispetto a quella chiave, per esempio lo studente. Quindi gli studenti sono indicizzati tramite la matricola e poi ogni matricola ha associato che ne so, un struct studente che contiene tutte le varie proprietà, tutti i vari attributi dello studente, quindi esami svolti, in corso, tasse pagate, la situazione, eccetera. E ragazzi, questa è una cosa che probabilmente avviene davvero in un sistema gestionale di Ateneo universitario, quindi quando noi ci connettiamo a GOMP, quando io apro un esame, vedo le vostre carriere alla seduta di laurea, si vedono le carriere. Queste sono cose che probabilmente avvengono dietro le quinte e avvengono perché ci sono degli alberi di ricerca che danno la risposta in tempo molto breve. Quindi non solo quando facciamo questo, anche quando facciamo login su Facebook, sta avvenendo probabilmente una cosa di questo tipo, anche se a essere onesto, di mezzo quando ci sono applicazioni molto grandi, di mezzo c'è sicuramente un database. Il database ha pure degli alberi di ricerca, però non sono esattamente questi, perché gli alberi del database devono fare la ricerca sul disco, i dati sono sul disco, non sono in memoria. Invece questi alberi che noi vediamo servono prettamente in memoria, cioè quando già noi abbiamo riversato tutti i dati in memoria. Qual è l'esempio tipico? Chissà se ce l'ho ancora il Notepad, ce l'ho il Notepad, no, nel 2019 il Notepad che abbiamo fatto in classe dovrebbe avere, ricordate, nel corrector dovrebbe avere eccolo qua, c'ha il dizionario che è un set, quindi è un albero binario e questo dizionario noi durante il costruttore ci andiamo a leggere tutto il dizionario, lo mettiamo dentro quest'albero binario e questo è molto utile perché poi quando dobbiamo suggerire una parola andiamo a, per esempio, a prendere la parola più vicina nel dizionario, quindi dobbiamo fare una ricerca. Oppure, per esempio, dobbiamo dire, ma questa parola esiste nel dizionario? Adesso non mi ricordo dove sta la cosa di esistenza, forse sta, non è in suggest, ma sta in is correct, ecco qua.
Dizionario, cercami la parola. Esiste o non esiste? Ora immaginate un dizionario di milioni di. Immaginate Facebook, miliardi di utenti. Fare una ricerca in miliardi vorrei farla in tempi brevi. Questo è possibile se utilizzo un albero binario. Quindi sono partito praticamente dallo scopo e non ho ancora spiegato cos'è un albero binario. È una struttura che ottimizza i tempi di ricerca. Quindi, ad esempio, il tipico caso è quello che ho appena fatto, cioè il dizionario, un insieme di coppie chiave-elemento, dove la chiave è l'indice che mi consente di trovare quell'elemento, e l'elemento è il valore, quindi il caso delle matricole con gli studenti, ma anche il dizionario, ragazzi. Nel dizionario l'elemento e la chiave corrispondono, cioè la chiave, la parola nel dizionario è l'elemento stesso. Quindi è un caso particolare di mappa in cui io ho solamente le chiavi e questo è il set, ma in entrambi i casi questo si implementa con un albero di ricerca. Quindi un albero di ricerca che risolve il problema del dizionario dovrebbe avere metodi di tipo inserimento di un elemento, cancellazione di un elemento, ricerca di un elemento. Io vorrei che tutte queste operazioni avessero una complessità computazionale più bassa possibile. Come realizzare queste cose? Io vorrei addirittura, cioè mi chiedo, è possibile garantire che tutte le operazioni su un dizionario, quindi cancella, aggiungi, ricerca, abbiano una complessità non lineare? E se no è lineare, tanto vale che faccio il vettore, quello ha complessità lineare. Se faccio una lista di elementi, l'inserimento ha complessità lineare, perché posso farlo senza fare spostamenti di altri elementi, invece nel vettore devo pure spostare tra l'altro. La cancellazione la posso fare pure in tempo lineare, devo prima, anzi la cancellazione se io ho già il riferimento all'elemento, faccio direttamente una cancellazione, una struttura collegata alla lista, quindi in nodi 1 posso fare la cancellazione. La ricerca invece la devo fare per forza scansionando tutta la lista, quindi nodi n. Mi chiedo, è possibile ridurre questa complessità da n a log n? Beh, se fosse possibile, ragazzi, ricordatevi che il logaritmo di miliardi è un logaritmo di, vabbè, l'abbiamo calcolato l'altra volta, non mi ricordo se era 6 o 7, comunque tra n e log n c'era un mare di differenza, è molto, ma molto più piccolo il logaritmo rispetto a n. Idea. Definiamo un albero binario tale che ogni operazione richiede O di H, dove l'H è l'altezza dell'albero. E poi facciamo in modo che l'h sia sempre pari al logaritmo in base 2 di n. Cioè, quindi la soluzione a questo problema consta in due fasi. La prima fase è definiamo una struttura dati in cui tutte le operazioni, quindi l'albero che definiamo in tutte le operazioni, ricerca, eliminazione e aggiungi elemento, abbia una complessità che richieda sempre al massimo l'attraversamento dell'altezza dell'albero. Qui non tutti i nodi dell'albero, solo l'altezza dell'albero. Successivamente facciamo in modo che l'altezza sia sempre al più logaritmo in base 2 di n, e allora questo va sostituito in questo, e automaticamente abbiamo che tutte le operazioni avranno logaritmo in base 2 di n, complessità computazionale. Questa seconda parte è difficile. La prima parte la facciamo molto agevolmente nelle prossime slide, nelle prossime lezioni. La seconda parte è veramente difficile e ci sono diversi modi per farla. Diverse strategie, c'è la strategia di AVL che sono le iniziali dei tre ricercatori che l'hanno inventato, c'è la strategia degli alberi rosso-neri, quindi farà piacere ai milanisti, e ci sono anche altri tipi di alberi, questi sono i due più utilizzati. Intanto però affrontiamo il problema più semplice. Non abbiamo in realtà più tempo, abbiamo iniziato molto. Abbiamo iniziato abbastanza puntuali, non me la sento di iniziare questo argomento così e poi interromperlo. Quindi io direi interrompiamo oggi così e la prossima settimana riprendiamo da qui e quindi parliamo di alberi binari di ricerca, sapendo però, avendo già discusso, qual è lo scopo. Lo scopo è quello di rendere efficienti le operazioni di ricerca, inserimento ed eliminazione in una struttura ordinata che mette in associazione chiave e valori. Quindi interrompo la lezione, molto breve, era solo un'introduzione, e continuiamo la prossima volta.